Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo di una mia bloggata, il link lo trovate nella descrizione del file di YouTube, intitolata Politici stupidi e ladri producono decisioni stupide. Grandi responsabilità, grandi errori, grandi fiamme. Sulla bloggata indicata c'è in apertura una bella conferenza che io vi consiglio di darci un'occhiata, anche se il file multimediale proveniente da YouTube inizia dopo i primi 13 minuti, perché i primi 13 minuti sono praticamente di telecamera a vuoto, e poi purtroppo dopo 2 ore 35 e 52 secondi sparisce l'audio del convegno. In ogni caso c'è comunque 2 ore e 20 minuti circa di interessante conferenza che io vi consiglio di darci un'occhiata. Andiamo quindi a prendere in esame le sintesi della mia bloggata. Allora, punto 1. È stato fatto troppo debito in Italia. Da tempo è diventato insostenibile, non sarà mai ripagato dall'Italia. I politici non lo vogliono ammettere e non vogliono ripagare il debito pubblico italiano. In Europa nessuno ha intenzione di ripagare il debito pubblico italiano. Con il QE di Draghi, se da una parte il governatore ha comprato tempo per l'Italia, dall'altra ha creato una grossa bolla sui titoli di Stato italiano, il cui tasso di interesse non rispecchia il vero rischio Italia. B. Non è più tempo di svalutazioni competitive per l'Italia, perché India, Cina, Sud Corea, Taiwan, tigri asiatiche, oltre ad avere tutte le economie di scala e dimensione, producono buoni prodotti con crescente qualità ed alto contenuto di brevetti, avendo aziende capaci di fare ricerca e sviluppo applicata. L'epoca delle invenzioni italiane fatte con dello sputo e qualche pezzetto di legno è finito da molto tempo. C. In Italia ci saranno danni da cambiamento climatico. In assenza di uno shock climatico esterno, come lo stop della corrente del Golfo, il contesto del Mediterraneo è destinato a desertificarsi. Ci saranno cali di rese agricole ed aumento dei prezzi per il cibo. Shock idrici, bombe d'acqua ed alluvioni, mini uragani mediterranei, tornado, proliferazioni di malattie tropicali, risalita del livello del mare con infiltrazioni di acqua salina e riduzione degli stock idrici, oltre alle normali piaghe italiche come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, eccetera. Per lenire tali danni serviranno investimenti, ossia capacità di leverage ed ovviamente accesso dai mercati a risorse energetiche, per sostenere l'adattamento, ma le fonti energetiche subiranno forti variazioni di prezzo in funzione dello scenario in cui la terza guerra mondiale e guerre puniche 2 detoneranno, quindi falso ritorno dell'età dell'oro, catastrofe ultravioletta o surrogazione inerziale esplosiva. Punto 1. Non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Punto 2. Il mondo è sovrappopolato, serviranno 3 pianeti Terra nel 2050 per soddisfare i bisogni degli esseri umani, per avere tutti un tenore di vita occidentale. Non esistono 3 pianeti Terra nel sistema solare, ergo l'interazione umana, anche a causa degli effetti del climate change sulla Terra nei prossimi 40 anni, sarà un gioco a somma zero. Morte tua, vita mea. Il contesto pre-detonazione di Terza Guerra Mondiale e Guerre Puniche 2 sarà molto competitivo, con tensioni finanziarie, ragione per cui sarebbe utile risanare oggi l'Italia prima di essere esposti a tempeste finanziarie globali e non avere spazi di leverage per coprire i danni da cambiamento climatico, in cui è ragionevole attendersi che i paesi del primo mondo facciano blocco per difendersi dall'attacco di alcune aree del pianeta con paesi del secondo e terzo mondo. In un contesto prossimo alla guerra non ci sarà spazio per degli stati canaglia come i voltafaccia storici dell'Italia.
E poiché la terza guerra mondiale esiste nel futuro, ma non è unica e la sua dinamica non è stabile, è molto probabile che l'iniziale detonazione di terza guerra mondiale sia prima restrizione e poi, per eventi game changer, si salti in terza guerra mondiale a terza restrizione. Ossia, è la terza guerra mondiale ibridata, quella che appare la più probabile come dinamica globale di processo. 3. Le guerre puniche 2 sono inevitabili, questo a causa del cambiamento climatico, della bomba demografica africana, di tutti i problemi insolubili che scaturiranno dall'intrecciarsi in Africa di queste due cause. Guerre puniche 2 esistono, sono ineluttabili, ma non sono uniche. La loro dinamica dipende dalle condizioni iniziali al contesto nel Mediterraneo. Il massimo delle attuali politiche proattive europee garantirebbe di ritardare la detonazione di tale evento solo di un decennio. Punto 4. Il Mar Mediterraneo è mare chiuso, piccolo, prospiciente all'Africa, e la penisola italiana è cagata in mezzo al Mediterraneo, con correnti marine favorevoli ad una migrazione dell'Africa sul molo italiano. Nel decennio 2020 sono attesi flashpoint in Nord Africa, nel decennio 2030 è già possibile una levata di Cartago, nel decennio 2040 è probabile una levata di Cartago, nel decennio 2050 è certa la levata di Cartago. Gli europei hanno da respingere per 30-40 anni gli africani e non c'è ombra di dubbio che l'Europa difenderà se stessa. Punto 5. La pressione migratoria dall'Africa all'Italia e Europa sarà crescente nei prossimi decenni. Non c'è ombra di dubbio che il messaggio di lungo periodo in questi 5 anni dato dall'Italia in Africa è quello che l'Italia sarà un buon amico che favorirà una migrazione massiva dall'Africa all'Europa, dando la garanzia di una cittadinanza italiana che sarà facile, con l'assicurazione che non vi sarà alcuna politica di respingimento assistito e nessuna politica di rastrellamento ed espulsione degli immigrati clandestini e nessun finanziamento di una politica di controllo delle nascite in Africa. Insomma, Italia uno stato canaglia, alleato degli aggressor e nemico dei fratelli europei. Punto 6. Brevi considerazioni sull'italico destino. È impossibile nel lungo periodo per l'Italia avere un PIL crescente a causa della 1, della 2, della A, della B, della C. Se l'Italia riuscisse a mantenere un PIL costante con una curva demografica lievemente calante, il PIL pro capite sarebbe lievemente crescente. Incamerando però immigrati clandestini, la curva demografica italiana sarebbe crescente, con un PIL costante il reddito pro capite sarebbe calante, ossia sinonimo di scontri sociali anche con odio etnico. Però molto probabile che nel lungo periodo l'Italia abbia un PIL decrescente. Con una curva demografica calante, il PIL pro capite sarebbe tendenzialmente costante o leggermente viscoso verso il basso. Incamerando però immigrati clandestini, la curva demografica italiana sarebbe fortemente crescente. Con un PIL calante, il reddito pro capite collasserebbe, sinonimo questo di morte, distruzione, guerre civili, secessioni, pulizie etniche, pandemie e quant'altro di orribile vi possiate immaginare. 7. In Africa non esiste spazio per ripartire il territorio africano sotto shock climatico in altro modo rispetto ad oggi, con i 2,4 miliardi di africani attesi nel 2050. Il contesto africano è diverso da quello che sarebbe teoricamente possibile redistribuire in Asia con una vendita di terreni siberiani a cinesi, indiani, pakistani, bangladesciani, iraniani. E qui si conclude questa mia bloggata con altre considerazioni che, se avete tempo e voglia, vi suggerisco di andare un'occhiata, anche perché poi in fondo alla bloggata ci sono una serie di punti di vista, da un punto di vista di un climatologo, di uno scienziato, di un demografo, di uno storico, di un economista, di un finanziario, di un matematico, di un diplomatico,
di un geopolitico, di un geografo, di un protestante, di un ortodosso, di un cattolico, di un mass mediologo e di un militare, su quali sarebbero le relative considerazioni settoriali su quanto esposto fino adesso. Un saluto, ciao, alla prossima.